Io come al solito faccio un episodio per missione e quindi questa volta mi sono dimenticata prima di fermare il video e anche se è stato fuori un episodio di 10 minuti quello di prima, chi se ne frega perché la missione adesso durerà 10 minuti anche adesso, perciò episodio di 10 minuti adesso faccio. Ad ogni modo, allora, prima di andare a fare, prima che mi dia pronta la missione Mostro Indigesto, vediamo di andare a sistemare, vedere quanto possiamo migliorare l'armatura, che c'è qualche sfera armatura mi sembra, e vedere qual è il livello massimo della, no, non basta, qui ho pensato di così, basta. Ah, livelli restanti 1 c'è scritto, quindi il livello massimo è 11, capito? Bene. Ok, perché non capivo quando è che arrivò il livello massimo per l'armatura. Comunque, abbiamo capito che è livello 11 il livello massimo dell'armatura, va bene? Eccoci qua! E vediamo intanto mentre ammazziamo il Ganjagas, vediamo di trovare altre tracce su questo, sul nostro drago che si trova invece nella, qui, nella foresta antica. Guarda, altre tracce, eccole qua! Perfetto, c'è un'altra, sì. Abbiamo concluso la raccolta di tracce del drago anziano della foresta. Informiamo il laboratorio biologico. Ok, dopo, dopo andrò a informare il laboratorio biologico. È molto probabile che dopo faremo un'altra missione facoltativa, però non ci ritroveremo subito con le tracce completate perché qui mostro il ricordo delle varie ligure selvagge, ho ancora tipo metà riga solo praticamente di ricerche. Cioè la riga è completata solo per metà. Quindi vediamo. Signor Ganjagas, lei è veramente grande. C'è un motivo, se la chiamano grande. Solo che se la chiamo ragazzi, signore. È sulla testa. Ma io poi nel 3, oh. No, ma sti insetto. No, elevati! Ma... Perché hai mangiato? Cioè, se avrei dovuto fare l'animazione che tipo mangiasse, però no, non mi ha mangiato. Oh, finalmente. Vediamo, adesso vedo di dato una bella lezione del Ganjagas. Ghiottone! Non mi dire che sei già stanco, madonna! Sei un pigrone, sei te! Guarda come scappa, codardo! Vieni qua! Esatto, ma già, oh mio Dio, un povero Aptonot, peggio di un serpente che mangia uova. E ti ho già rotto una parte, mio Dio. Fate un po' ridere quando cade a terra che ha la pancia gonfia, gonfissima. Io qua che ha quiniera adesso, non credere. Madonna, niente, mi ha preso. Mi ricordo che c'era una missione una volta, un evento che si chiamava il più grande Jagras. Se avete questo gioco, forse avete già provata. Si tratta di una missione dove c'era questo Gran Jagras che era un gigante, letteralmente, e praticamente c'aveva e
ti faceva poi in un colpo. Aveva sempre la pancia piena, però quando ti vomitava le cose addosso, quelle cose erano tutte cose speciali, quindi quella missione è buona, valeva la pena farla solo per prendersi un po' di gioielli per le armature. Ma del resto era un po' impossibile provare a farlo fuori tutto. Comunque vedo che l'ho colpito la bocca e sembra che lo sto facendo vomitare. Sì, tanto si svuota piano piano. Oh, intanto questo golla, che male che ti ho fatto, eh? Sta vomitando proprio, che schifo! Ok, appunto, ha smesso di vomitare e si è sgonfiata la pancia. Già finito! Vai così! Ah, il Ganjagast è mai stato difficile da battere. Però siccome siamo in alto grado mi dà delle cose, degli oggetti più utili, perché proprio per la mantura, insomma per le armi anche. Oh, il residuo c'è anche qui, non dove, non so. Ecco il residuo. Residui di Ganjagas, una scaglia. Comunque che brutta l'animazione di lui che mangia un Artonaut, povero Artonaut. Comunque sì, abbiamo completato anche le ricerche sul drago anziano della foresta antica. Sì, stavo dicendo giusto. Ci manca solo quello del drago delle Gurie Selvagge. Penso che lì questa volta dovrò fare una caccia un po' più seria. Lì, mangiate la salsiccia per però. Che schifo, ho preso proprio il frame mentre mi vittavo a pezzi di roba. Oh, fai a portare laboratorio biologico anche. Oh, tra l'altro è il più grande Ganjagas che abbia affrontato 12 e qualcosa. 12.253 metri. Perché penso siano intesi come lunghezza a questo punto. Che perché io non ho mai capito se il mostrante la grandezza si riferisce a lunghezza o altezza. Penso che si riferisce alla lunghezza, perché quel mostro poteva... No. Non so... No, ho anche ci penso, sono dei dubbi. Comunque sia, penso che non ho capito bene, sinceramente non ho mai capito bene a cosa si riferisse la grandezza dei centimetri sui mostri di mostrante. Se voi sapete questa cosa, me la dite, grazie. Su cosa si riferisce, boh, ditemelo. Ok, vediamo. Questo ci dice se volta. Ah, sei qui, ti stavo aspettando. Abbiamo identificato il drago anziano che proteggia la foresta antica e sappiamo persino dove trovarlo. Si tratta di un Kushala d'Aora. Esatto, il famigerato vento di tempesta. Quei mostri occupano lo stesso territorio, quindi ne avrai sentito parlare nel vecchio mondo. O forse ne hai persino avvistato uno. Se un esemplare è giunto qui nel nuovo mondo, dobbiamo assolutamente studiarlo. Non possiamo tirarci indietro. Ho indicato la sua posizione al nipote del comandante. Se vuoi sapere di più, ti consiglio di parlare con lui. Ok, quindi ragazzi, un Kushala d'Aora si tratta. Il mostro. Si tratta di un Kushala d'Aora, il mostro della foresta antica. Ok, che è? Ed è probabilmente che è un mostro vecchio, ovviamente. Kushala d'Aora. Non mi ricordo se è già comparso dal 2. Se ne ha fatto super. Non mi ricordo se ha fatto super apparizione nel 2 o direttamente nell'1. Comunque sa queste informazioni ovviamente le ho trovate su internet. Comunque sia, è comparso ovviamente nei primi giochi di Monster Hunter. Ad ogni modo adesso non ci interessa andare a cacciare Drake Zero, almeno non ancora, perché dobbiamo ancora trovare l'ultimo drago anziano nelle Gurie Selvagge. Quindi vediamo di vediamo di trovare un qualche mostro a far fuori nelle Gurie Selvagge. Ma sì, dai, questa qui del Barot. Lotta del fango. Secondo un inquietante rapporto, un Barot dalla forza inusuale si gira sulle Gurie Selvagge. Avvia subito le indagini, ma occhio sui attacchi fangosi. Ricevuto.